Voglio essere sincero con voi. Questo unboxing doveva essere fatto mesi fa. Il pacco è arrivato verso Natale. Perché ho aspettato così tanto? Perché non avevo mai voglia di registrare questo video. Ecco perché adesso lo facciamo, perché la voglia ce l'ho. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing! A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata! Come potete vedere qui, qualche tempo fa ho registrato un video in cui vi mostravo come giocare con la PlayStation 2 e la Wii in HDMI. È una cosa molto utile poter registrare e poter giocare usando un'uscita molto più comune adesso. Il problema è che la qualità non è la migliore che potete avere. Certo, la Wii non è un problema, visto che inserendo i giochi nella Wii U funziona uguale. Il problema rimane la PlayStation 2, che non può inserire da nessuna parte il disco perché non viene letto. Grazie PlayStation 3 e grazie PlayStation 4 di non aver fatto la retrocompatibilità PS2. Grazie Sony. Oh, sapete che se mettete la retrocompatibilità su PS5 aumentate le vendite tantissimo? Credetemi. Sarà così. Ecco perché prima dell'uscita della PlayStation 5 e anche del suo annuncio, io comprai questo pacchetto. Un pacchetto giallo. Ecco, questo pacchetto giallo permette di giocare in HDMI in 720 con la PlayStation 2. Bene, l'unboxing è finito. Ciao a tutti. No, non è vero, ovviamente. Al suo interno, di questo pacchetto giallo, troviamo questo. Il Pound HD Link Cable for PS2. Lo ammetto, ho aspettato tantissimo prima di comprarlo, perché prima di Natale, parentesi, a Natale era scontato, prima di Natale ho continuato a chiedermi: mi serve, lo voglio, ne ho bisogno, lo devo comprare, li spendo questi soldi per avere una PlayStation 2 in 720 come minimo? Ci ho pensato su. Alla fine mi sono deciso e l'ho comprato, anche perché poco prima avevo comprato anche M-Classic. M-Classic, come vi ho detto, è un upscaling per le console in HDMI e ne aumenta la qualità. Questo vuol dire che se avessi potuto avere una PlayStation 2 in HDMI, la cosa non sarebbe stata male. Ecco perché alla fine ho deciso di comprarlo. Non perdiamoci oltre e apriamolo. Come avete potuto vedere, al suo interno ci sono varie cose, tra cui anche un altro cavo HDMI, come se non avessi abbastanza, tanti bei foglietti e il nostro, appunto, Pound Cable. Ma dov'è ora? Beh, è ovvio, è dietro la PlayStation 2. Non so se l'avete notato, ma da Scooby-Doo in poi i giochi della PlayStation 2 avevano una qualità diversa. L'immagine era anche molto migliore. Questo, appunto, perché non stavo più registrando in 240 upscalato a 1080, ma stavo giocando a 720 upscalato a 1080. Questo vuol dire una qualità molto migliore. Un'altra cosa buona è che questo usa l'RGBA e non il CMYK. Questo vuol dire che mantiene la qualità originale dei titoli PS2. Ma cosa buona è che questo è anche compatibile con PS1. Certo, è vero, la PlayStation 2 è di base compatibile con i giochi della PS1, ma cosa anche migliore è che la PlayStation 3 legge i titoli della PS1. Certo, è pur sempre una feature in più, apprezzabile.
Non c'è neanche bisogno che vi mostri come funziona, perché come avete potuto vedere dalle mie altre serie, tipo Futurama, la qualità è molto migliore rispetto a quando usavo il vecchio convertitore. Certo, questo prodotto è buono se vuoi avere una qualità migliore dei giochi della PlayStation 2. Non è un prodotto che servirebbe a chiunque. Quindi, se voi volete solo un'uscita HDMI, come vi ho già consigliato al tempo, è meglio avere un convertitore classico. Se invece volete una qualità video migliore, quindi un'uscita maggiore, come me per esempio che mi serve per registrare, che non voglio usare un emulatore, voglio giocare da console. Molti mi chiedono perché registri da console e non da emulatore. Per il semplice fatto che mi piace molto di più giocare da console. Mi dà la stessa emozione di quando ci giocavo da piccolo. Ecco perché un oggetto del genere che mi upscala l'immagine mi fa apprezzare di aver speso quei soldi. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Io vi lascio il link qua giù in descrizione. E parentesi, questo prodotto c'è anche per Xbox, la prima originale. Io come sempre vi ringrazio a tutti, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Finalmente, dopo quasi 8 mesi, questo video è stato registrato. Complimenti!